Salve amici e fratelli della congrega, curo questa ferita piuttosto evidente che fatica a rimarginarsi. Io sono un tipo abrasivo, tagliente. Allora, una tragedia incombente, no? Non sta incombendo, diciamo così, utilizzando present continuous, che si esplica, si esprime in inglese. Se avete consultato, ne so, manualetti da giovani marmotte come grammar per definire un'azione in fase di svolgimento, un'azione futura, programmata in precedenza, disapprovazione nei confronti di un'abitudine considerata irritante. Ecco, trovo estremamente irritante, fastidioso, riprovevole, mostruoso ciò che sta avvenendo da anni e che viene tacitamente silenziato, diciamo così. Cioè io, reso ammutolito, chiuso nel mutismo e poi riesploso e anziché prendere il grilletto per spararmi in testa come Chris Walken, famosa roulette russa del cacciatore di Hunter, mi hanno bombardato di offese, diciamo, riprovevoli, ripeto, personaggi deprecabili. Ma cos'è successo? Dicevo, reputo veramente vergognoso che nessuno indaghi la differenza di ciò che ho fatto io in maniera contundente, letterariamente, diciamo, parlando, nel mio Bologna Polar, Io non voglio morire, c'è un capitolo dedicato alla morte tragica, misteriosa, ma è del tutto acclarata, appurata, di Brandon Lee, figlio di cotanto padre. Ho approntato delle correzioni, il file è stato aggiornato, potete comprare questo mio libro. Questa è una pubblicità poco occulta sulle maggiori catene librarie online, sto allestendo l'audiolibro per Audible, naturalmente da me recitato tutte le inflessioni. Da uomo decadente, amante del decadentismo, che non è caduto dinanzi a chi vilmente ha mascherato un complotto abbastanza palese e per magia afferro le foglie, una foglia autunnale del mio destino caduto, caduco, io impudico, io che punisco le persone che vollero ammazzarmi silenziando a loro volta questo crimine aberrante. Torniamo ad Alec Baldwin. Beh, la pistola era salve. Salve, buonasera, come state? Qui c'è un mortorio, un cimitero di zombie viventi. Io, clown, pagliacesco, io burlesco, io farsesco, a volte esco. Voglio prendermi gioco di chi volle psicologicamente ammazzarmi, trucidarmi, trafiggere la mia anima, infliggendomi pene che non meritavo. In mia discolpa voglio incolpare loro, incriminarli di un reato dei più, ripeto, efferati, crudeli e celati nella menzogna delle loro ipocrisie. Sono esseri menzognieri. Dicevo, è stata Kim Basinger, sì, lei non si è mai ripresa e da allora, nonostante vinse l'Oscar per LA Confidential, storia di imbrogli, fu una femme fatale, dark lady, su cui vigono, persistono molte leggende oscure, no? Ecco, dal divorzio, ma fu lei a chiederlo, da Alec Baldwin, e quindi a distanza d'anni, quando nessuno può sospettare, diciamo, di un movente, è stata lei a rovinare la carriera di Baldwin, che mi pare oramai infranta, distrutta, frantumata, disintegrata.
inserendo una pallottola vera, più di una pallottola spuntata, lo 33 e mezzo, bellissimo quel film, quella serie, quella saga, mi direi anche una sega su quella, sì, mi divenne duro di marmo, come quella statua, no? Su quella balaustra, su quel terrazzo, toccata, sì, Leslie Nielsen, dinanzi a quell'attrice, bella toppa, no? La gente passeggia, si fa gli affari propri, ma ho un affare considerevole, si deve dire, di rilevante importanza, imprescindibile, e non sparo a salvo. Quando premo il grilletto, anzi premo il grilletto, spesso la donna assorbe il mio cream pie. Allora, figli di puttana, dovreste spararvi in testa per ciò che celatamente occultaste, cercaste di nascondere, diciamo, il vostro reato in maniera, diciamo, probatoria. Io è stato provato che sono pazzo sconsiderato, no? Io comprovai le vostre fandonie e lo so che sono un tipo difficile. Ale Boldi adesso andrà di nuovo al Saturday Night Live, no? Lui è un grande comediante, stand up comedian, è un giocherellone. Dopo aver girato quel remake che vale il prezzo, diciamo, del biglietto per le nudità di Kim Basinger, Getaway, e c'è anche Michael Madsen con Jennifer Tilly, stronzo, Michael Madsen, mie iene. Proviamo a ricostruire la storia, modi di Hateful Eight, dice Michael Madsen. Scusate. Avete un colpo solo, il cacciatore al terzo colpo, ecco, si è accesa la sigaretta, è partito l'accendino. No, fra virgolette, esplosa la fiamma. È esploso un colpo, più di uno, è stata uccisa la direttrice della fotografia, non è possibile. Brando Lee si era accasciato, poi la famiglia Lee accettò il compenso. Essa ha dato, pur ricompensata così, non si approfondì. A me piace approfondire e chiarire gli equivoci. Credo che in passato fu proprio un corvo, The Crow, incarnato. Mi compenetrai, si può dire, sì. Fui permeato dalla notte. Volete sapere, avete visto The Good Shepherd? Dove c'è Ale Boldi, grande amico di Bobby De Niro, che lo omaggia, andate a vedere i video. L'ombra del potere, questo potere che ci sta occludendo, chiudendo, no? In una dimensione irreale, ma il Covid esiste, accenno e come anche a questo. E nel mio libro Bologna Polar, adesso vi mostro, ecco, io accusato di essere un mostro. Non è possibile, qui festeggiavano nella finale, una serata della finale degli europei, tutti euforici, baldanzosi, ma erano vaccinati. Cosa si cela, cosa si nasconde dietro questi esseri criminosi, delittuosi, che incendiarono, incenerirono, inaridirono le nostre vite e occlusero, paralizzarono, bloccarono il nostro libero respiro e soprattutto il nostro libero arbitrio. Oh, quell'arbitro di quella finale è stato bravo, mi ha arbitrato bene.
Sì, Bologna-Polare è un masterpiece, un capolavoro, l'ho scritto io, altrimenti non l'avrei pubblicato. Anche se è in self-publishing, vi consiglio di acquistarlo. Ripeto, trovate su Amazon, su Mondadori Store, la Feltrinelli, sì, via internet. Internetizzatevi, modernizzatevi, aggiornatevi, ciò che non sapete della mia vita. Io vengo accusato dai miei per che, essendo degli acchi, ripeto, sparano a zero sul sottoscritto, celandosi al buio, di soffrire di manie. Beh, devo riconoscere che la mia adolescenza è stata molto travagliata, tormentata, tante afflizioni. Fra l'altro guardavo sempre quei film di Paul Schrader, Affliction, pervasero, diciamo, la mia vita e mi chiusi parecchio, ma vorrei rassicurare, tranquillizzare Vostra Signoria, questa gatto borghesia, non crede alla mia versione dei fatti o dei falli miei trascorsi. Che va tutto bene, infatti mi suiciderò, ecco, in modo di Chris Walken del Cacciatore, un suicidio involontario, perché lì viene drogato, sedato, forse aveva assunto dei farmaci neurolettici, no? Ora, dobbiamo festeggiare ancora la vittoria dell'Italia o il trionfo di quest'uomo decaduto, emarginato, ostracizzato, ferito, angariato, bullizzato, sì, inculato da questa vita bestiale che non fa sconti a nessuno. The Good Shepherd è un buon film, è una bella regia sottovalutata. Lo inserirono, lo misero disponibile su Netflix, disco fisico. E poi adesso è scomparso. Matt Damon, a me è sempre piaciuto Matt Damon, un grande caso, John Turturro, amico di De Niro. Poi subentrò a lui in Criminal Justice, a proposito, intitolato The Night Of, remake di una serie, cioè sì. E nei panni di Stone, quell'avvocato. De Niro non sarà in Armageddon Time, non ci sarà neanche Oscar Isaac, neppure Kate Blanchett. Quanti... diciamo, strani episodi accadono in quel di Hollywood. Nel cast è stata confermata Anne Hathaway, che con De Niro ha girato The Inn, uno stagista inaspettato, Nancy Myers. Beh, io sono... sì, ma femminuzzo, sono Val di Horn di... Soldato Giulia agli ordini, forse per un uomo disordinato, poco disciplinato, che andrebbe indirizzato, più che altro maggiormente retribuito per le mie recensioni. Io ho uno sguardo a 360 gradi sulla realtà, quindi panoramica, voglio mostrarvi questa umanità isolata, qui in solitaria. No, non sono un uomo solo, sono un solitario come De Niro nel McCauley, no, dicevo, Alec Baldwin. Mi spiace veramente tanto per questo episodio increscioso, oserei dire, che è avvenuto sul set di Rust. Dovrebbe indagare Rust Call, Matt McCauley, che viene citato in Bologna Arboil dell'Amore ai Tempi del Covid, il secondo episodio in questa mia trilogia del dollaro, no, fa l'otichesca. Bologna insanguinata, Bologna Arboil, Bologna Polar. Ronin, John Frankenheimer, anche lì la valigetta, ma non è quella di Pulp Fiction, McGuffin, pretesti per raccontarci una storia di spie, di spioni, di gente che vuole indagare. Procederò? Non va? Non c'è due senza tre, questa volta al secondo tentativo. Allora uscirà anche House of Gucci, povero Alec. Adesso viene sospettato, le persone si sospettiscono, la gente sparla, la gente da dietro vuole fotterti, vuole incularti. Beh, questo è un falotico in grande stile. Vorrei invitarvi al mio compleanno, no. L'altra sera mi sono assai divertito, ho consumato una lieta notte d'amore calorosa con la mia lei, molto deliziosa. Abbiamo, diciamo, amato questa notte nostra di amplessi deliziosi, squisiti, oserei dire.
voi siete rimasti un po' indietro, con la vita al fatto. Quest'uomo che scrive recensioni, scrive libri, che si annida al buio, cappare, scoppare, un clown Pennywise, un pagliaccio ipocondriaco, melanconico, malinconico, cantore del suo decantare la vita, di calore, di amore. Dovremmo darci al folklore, basta con le storie di Instagram, basta, veramente, basta. Sono un uomo di fervore, di furore. Sono un uomo che ha commesso tanti errori, qui sono stati perpetrati molti orrori, ma l'orrore, Apocalypse Now. C'è John Turturro, what just happened? Cosa è successo nella mia vita? Disastro a Hollywood, disastro a Bologna, disastro falotico, proprio. Falotico se non stravagante, sei ignorante. Mi piace la mia recensione, presto sarà pubblicata, di Pig. Un film molto triste, dipende dai punti di vista. Un grande Nick Cage, adoro Nick Cage perché è pazzo, squinternato, strampalato. Non sa mai che cazzo di film girerà e come lo girerà, che interpretazione fuori tirerà. Ma io che libro scriverò? Il prossimo sarà una, diciamo, introspezione, un viaggio mnemonico all'interno dei miei neuroni, degli anfratti di Dalice e altri miei neuronali, per scovare, scoprire me stesso, restaurarlo, resuscitarlo o per, diciamo, solidificare ciò che è già avvenuto, cioè una resurrezione imprevista. E quindi voglio perdonare questi vigliacchi sordi, ottusi e sordi di più che altri. Sì. Avete notato una cosa? Sono tutti belli esteticamente in questa società, compreso il sottoscritto, ma si sono imputriditi, si sono, diciamo, ammalati di liquefazione, sono liquefatti, sono il liquore, ecco, stavo per dire, il liquore, questo è un momento, il liquore della banalità con poco cuore, sono cinici, anaffettivi, ma nonostante tutto, che Dio vi benedica, io non nutro rancori, non sono astioso, sono un uomo a volte amoroso, a volte odioso, il cinema mi piace, solo attraverso i sogni, la magia ipnotica del mio essere falotico, comunque magnetico, ritrovo la concretezza del vivere, felice, poi inquietato, inquieto e felicemente o infelicemente rasserenato oppure ancora odiato, ancora obnubilato, ancora appannato, ad appannaggio di chi vuole decidere il vostro destino. Leggete questo Bologna Polar, credo di aver raggiunto proprio la vetta, lo zenith della mia follia creativa. Sono goliardico, trasgressivo, anche serio, riflessivo, e ho allestito un po' di deliri. Viene citato ovviamente Bobby De Niro, Brandon Lilcore, Alec Baldwin, ma salvate quest'uomo, non ha commesso nessun crimine, dai, basta. Voglio evitarvi qui, possiamo deglutire, sorseggiare la mia vita, oppure ancora continuare a infangarla, a infrangerla, per pregiudizi, preconcetti, o quanto antiquati, vetusti, legati a una visione del falotico oramai sconfitta da me medesimo di persona, vinta. Io non sono un vincitore, come disse Fra Cristoforo a proposito di notte dell'imbroglio dei sotterfugi, non ci sono né vincenti né perdenti. Il cambiamento del falotico, in realtà sono sempre stato questo, soltanto che parlavo poco, la gente non voleva, ecco, indagare. E cosa diranno? È stato Alec Baldwin, è stata la troupe, è stato il regista che è stato anche lui ferito. E adesso, dopo essere stato ospedalizzato, curato, essere tutto a posto, c'è qualche problema? Ma di mio. Sì. Che vi posso dire? Andate a fare in culo. Questa è una faccia, ecco, di bronzo, di culo, una faccia, oserei dire, scultore, monumentale. La mia recensione su Pig è veramente magistrale, come le migliori interpretazioni epocali, memorabili, di Bobby De Niro e anche di Alec Baldwin, Caccia a Ottobre Rosso, e poi
Ok. Quindi, ma serata pallida, serata tendente al pioggioso, serata fredda, Bologna polare, quasi polare, oserei dire autunnale, ci avviciniamo a qualcosa di invernale. Io sono un essere speciale, no, sono una persona normale. Mi spiace deludere i miei detrattori, mi dasse il trattore, andassero in trattoria e... posso dire, mio cugino ha avuto un... non sto scherzando, un figlio di nome Ettore, ha chiamato come principe lì, viene sconfitto da Achille, Brad Pitt, di Troy, e voi andate a Troy stasera, andate voi. E si dice, la vostra vita è andata a puttana. La mia, voglio conservare un certo decoro, una certa moral guidance, una certa linea morale. Quindi se non siete allineati al mio sentire, al mio anche approfondire, andate a cagare.